poetessa, giornalista, scrittrice Eleonora Giovannini è in passaggio in Maremma. Molti ti hanno definita il dopo Alda Merini. Io ho proprio in mano uno dei libri, Quello che nessuno sa, appunto, in cui fa parte del titolo, Io e Alda Merini. Vogliamo parlare di ciò che ti lega a questa splendida figura. Beh, allora, il mio rapporto, il mio legame, chiamiamolo così, con Alda Merini è un legame in parte positivo e in parte negativo. Perché positivo? Perché chiaramente per me è stata una grande fortuna incontrarla e trascorrere con lei parecchi anni, insomma, quindi tessere con lei proprio la vita sul piano umano, sul piano del dolore, ma anche della rinascita. Piano della letteratura, dell'arte. Dal punto di vista invece negativo, è un po' dopo la sua morte, in qualche modo, se io sono molto legata a lei, non riesco a farmi in qualche modo guardare anche in maniera indipendente, come se al di fuori di Alda Merini la presenza di Eleonora Giovannini non ci fosse, quindi c'è un'ombra pesante sopra di me, anche se la tengo ben volentieri in merito all'amore profondo che c'è stato tra me e lei. E le tematiche, diciamo, di Eleonora affrontate anche appunto nel resto dei libri e affrontano temi delicati come quello della violenza di genere, le relazioni, i rapporti umani. Che cosa ti ha spinto ad affrontare, ad avvicinarti a queste tematiche così delicate? Beh, la vita stessa ci spinge a questo. Viviamo in un mondo gratuito, violento, verbalmente violento. Lo constatiamo sia nella vita reale, ma anche nei social. Quindi questo è l'input per poter scrivere. Scrivere per sublimare, per trasformare e per mandare anche dei messaggi positivi che in qualche modo sollecitino le persone attraverso la lettura alla riscoperta di quel mondo interiore dell'umanità che secondo me in parte è perduta. Da quanto tempo ti sei avvicinata alla scrittura e di cosa c'è in cantiere? So che è uscita un ultimissimo libro. Beh, la scrittura che si è avvicinata a me, non io a lei, da sempre, non lo so, forse è come se lei mi chiedesse quando ho iniziato a respirare, quando sono nata. Quindi la scrittura non è un atteggiamento, prima di tutto, non è una scelta, è una condizione, spesso anche scomoda, faticosa, che comporta sofferenza e che va supportata nel modo giusto. E sì, in cantiere c'è, oltre ai libri che ho scritto, sono tutti di carattere sociale, quindi parliamo di Rinato, Ritorno alla vita di Lazzaro, parla della storia di un cane maltrattato, ritornato alla vita, e quindi questo ci riconferma un'umanità aggressiva che maltratta non solo le persone ma anche gli animali, no? Sono insomma, le creature più indecenti, ne parlava anche San Francesco d'Assisi. Poi ci sono altri libri come Le donne e il dolore che raccoglie in maniera quasi molto discreta le storie di donne che hanno subito violenze e che non hanno mai avuto un riscontro positivo neanche dal punto di vista legale, quindi non hanno ottenuto giustizia e convivono con il proprio dolore per tutta la vita. Sono ispirate alla realtà. Sono storie vere, sono storie di cronaca che io chiaramente ho raccontato in punta di piedi. Donne che continuano a soffrire, che non hanno avuto giustizia o che anche se qualcuno l'ha avuta, comunque deve fare i conti tutti i giorni con questo dolore che nessuno può eliminare se non le risorse autoprodotte, alle quali io mi affido tantissimo. Infatti, c'è un libro che dovrà uscire, fa riferimento alla scrittura come pillola della felicità, come possibilità di diventare perfino felici, perché la felicità deve essere non un obiettivo, ma una pretesa. Bisogna pretendere di essere felici perché è possibile.